Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora seconda volta che provo a girare questo video, spero di riuscire ad arrivare alla fine e a pubblicarlo. E, come leggete dal titolo è il video in collaborazione con Eleonora e con Karen, alle quali chiedo umilmente scusa perché loro hanno già pubblicato il video da un po' di giorni e io invece oggi 8 marzo sono in ritardissimo e lo sto girando adesso. Comunque vi faccio vedere quali sono i prodotti che ho bocciato e promosso e che ho utilizzato di più nel mese appunto di febbraio. Volevo aprire una piccola parentesi dicendo che al Cosmoprof quest'anno non ci vado e non sono ancora riuscita a trovare un anno in cui poter andare al Cosmoprof. Mi dispiace veramente tantissimo, ci tenevo, anche perché finalmente potevo rincontrarmi con Karen, però purtroppo devo cercare di limitare, di tagliare il superfluo, perché altrimenti non ci sto dentro con le spese, anche perché il mese prossimo andiamo io e il mio ragazzo una settimana in ferie a Berlino, quindi ho assolutamente bisogno di tenermi dei soldi da parte per la sopravvivenza in quella settimana. Tra l'altro, se avete qualche informazione da darmi su Berlino, se ci siete stati anche voi, quali sono i posti assolutamente da vedere, dove si mangia bene, qualsiasi cosa, qualsiasi informazione, scrivetemelo nel box info, perché io non so assolutamente niente di Berlino. Ho una guida che adesso mi comincerò a studiare, però mi terrorizza un attimo l'idea di andare appunto a Berlino, anche perché io è l'unica lingua, il tedesco anche, che non parlo. Parlo il francese, l'inglese, lo spagnolo, ma il tedesco non l'ho mai studiato, non lo capisco, non so assolutamente niente, quindi voglio cercare di arrivare il più preparata possibile lì a Berlino. Allora, procediamo subito con i prodotti, chiusa questa parentesi. Parto con due prodotti che ho messo nel limbo, nel senso che non sono né prodotti bocciati ma neanche propriamente promossi. Sono due prodotti che un attimino mi lasciano perplessa. Il primo è un gel all'aloe vera ed è della Esi, non è dell'Equilibra, perché in tutti i video appunto qui su YouTube dove si parla del gel all'aloe vera c'è sempre quello dell'Equilibra, sempre quello dell'Equilibra. Io ho preso questo qui, l'ho preso in farmacia perché mi sembrava un attimino più affidabile, oppure non lo so, il marchio Esi fa anche tante altre cose e non lo so, mi dava l'idea di essere migliore, che potesse funzionare di più rispetto a quello dell'Equilibra. Io l'ho utilizzato appunto per lo styling dei capelli, per lasciarmi i capelli ricci tante volte e non mi ha soddisfatta perché mi va a seccare ancora di più i capelli. Questo qui, oltre a contenere l'aloe vera, contiene anche la vitamina E e il tea tree oil. Non so se possa essere il tea tree oil magari che va ad intaccare un attimino i miei capelli a differenza di quello dell'Equilibra, però non posso dirlo perché non ho provato neanche quello dell'Equilibra, quindi non posso fare il paragone tra i due prodotti. E appunto come styling per i capelli lo boccio, perché probabilmente i miei capelli, che sono già secchi, sono capelli un pochettino problematici, probabilmente questo non è il prodotto ideale per fargli da styling. Magari voi che avete dei capelli lisci di natura, non sono crespi, se utilizzate questo prodotto per fare lo styling è il prodotto migliore che abbiate mai provato. Su di me invece, per quanto riguarda lo styling dei capelli, non ha dato risultati soddisfacenti. Lo sto utilizzando anche perché ha un bel malloppone, sono 200 ml di prodotto e mi pare di averlo pagato sui 12 euro, quindi per non buttare via 12 euro di prodotto lo utilizzo spesso dopo aver fatto la ceretta per andare un attimino a lenire i rossori della pelle, e lo utilizzo spesso anche per fissare le sopracciglia. Ne metto una puntina sul dito e vado a fissare le sopracciglia, così stanno ferme lì buone buone e non vanno da nessuna parte. Un altro prodotto che ho messo nel limbo è un illuminante della Kiko, e molto probabilmente ve l'ho già fatto vedere, ve ne ho già parlato, ma non mi ricordo come e in che occasione. Sta di fatto che ultimamente mi sta lasciando veramente molto perplessa, ed è questo qui, quello che era uscito con la collezione Lavish Oriental, ed è l'Exotic Highlighter nella colorazione pesca. Non mi fa impazzire perché non vedo nessun effetto particolarmente illuminante. Quando lo metto qua sugli zigomi, cioè, ne dovrei mettere 3 quintali per far sì che si veda effettivamente l'effetto illuminante. Adesso io ne ho messo un po' qua sulla mano, ma mi sa che con le luci che ci sono qua non si veda. Comunque, messo sugli zigomi non illumina tantissimo, e anche la consistenza è una consistenza un po' strana perché è cremosa, gelatinosa, ma si asciuga veramente in 2 secondi, quindi
Ora che lo metti sugli zigomi e fai giusto così una passata, si è già seccato, quindi è anche difficile da poter stendere e da mettere appunto nella maniera migliore. Quindi non mi piace più di tanto, non riesco ad utilizzarlo al meglio e non mi sembra neanche che illumini così tanto. Tra l'altro sono alla disperata ricerca appunto di un illuminante valido, molto buono. Mi piaceva tantissimo il Mineralize Skin Finish di MAC, mi pare proprio che sia quello un illuminante stupendo che ho visto in tanti video, però costa veramente una barca di soldi. Volevo trovare un'alternativa valida come quello della MAC, però un pochettino meno costosa. Se voi avete qualche aiutino appunto scrivetemelo nei commenti, se avete qualche illuminante buono da consigliarmi scrivetemelo, perché veramente ho bisogno di un buon illuminante viso. Probabilmente proverò ad utilizzarlo come base per gli ombretti oppure come ombretto cremoso per vedere se riesce a dare un po' di luce sugli occhi, però come illuminante non è che mi faccia impazzire più di tanto. Mentre passando dal limbo, passiamo invece a un prodotto che non mi piace per niente e che ho anche da un bel po' di tempo. L'avevo provato tanto all'inizio, ma già dall'inizio assolutamente non mi era piaciuto, ed è un'acqua per i capelli, un'acqua illuminante per i capelli, ed è questa qui della Cloran. E devo dire che il suo effetto lo fa, perché effettivamente riesce a dare luce ai capelli, sono brillanti, però me li secca, anche questo prodotto me li secca troppo e quindi assolutamente ti dà luce, ma poi ti trovi dei capelli come quelli di uno scopettino e sono veramente bruttissimi, quindi va bene che magari sono luminosi ma poi fanno cagare. Tra l'altro anche l'Inci non mi convince, perché il secondo ingrediente è l'alcol e io penso che l'alcol sui capelli non vada bene più di tanto. Poi ultimamente mi sto intrippando ancora di più con i video di Carlita Dolce e tante volte lei dice appunto che l'alcol sulla cute, sui capelli, non fa bene, quindi probabilmente anche l'Inci è un pochettino sbagliato e rende questo prodotto un po' troppo aggressivo. Bene, questi sono i prodotti che non mi hanno convinta, sono solamente 3 prodottini, quindi sono molto contenta. Passiamo invece ai prodotti ok di questo mese. Continuiamo a parlare di prodotti per i capelli e sono questi 2 prodotti invece della Fito. Questa qui è una maschera e si chiama Fito Karité. Adesso non mi ricordo, oltre al karité, che cosa ci sia all'interno di questa maschera, perché ho buttato la scatola dove c'era l'Inci, però è una maschera con la quale mi trovo veramente molto molto bene. E la consistenza è molto particolare, perché non è né una consistenza liquida ma neanche cremosa, è molto molto densa e non riesco assolutamente a descrivervi la consistenza, però non è quella tipica delle maschere, è filamentosa, quando volete prelevarne un pugnetto vi rimangono i fili, è quasi un po' collosa, è molto pesante, però veramente fa un bellissimo effetto sui capelli, sui miei capelli che sono secchi, quasi li rivitalizza, gli dà struttura e me li sento morbidi, più morbidi del solito, quindi veramente questo prodotto è fantastico. E un altro prodotto che mi sta piacendo tanto è questo gel, sempre ovviamente della Fito, che avevo messo sui capelli molto 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 bagnati dopo aver fatto lo shampoo e il balsamo. È un prodotto anticrespo, lisciante, e si distribuisce con cura dalle radici fino alle punte dei capelli e dopo si fa la messa in piega, lo styling desiderato. L'unica cosa che un attimino non mi piace tanto, e probabilmente sbaglio anch'io magari a metterne la quantità giusta o comunque sbaglio nell'utilizzarlo, è che mi lascia i capelli un po' condizionati, perché li lascia molto schiacciati, e a me piace il capello un pochettino più naturale, però devo dire che comunque l'effetto lo fa, perché effettivamente i capelli sono molto più disciplinati e meno ribelli quando utilizzo questo prodotto, che tra l'altro andrebbe utilizzato costantemente, perché anche proprio sulla confezione c'è scritto che più si utilizza e più il capello con il passare del tempo risulterà liscio e disciplinato. Io non lo uso sempre sempre perché ho tanti altri prodotti anche da finire, però mi ci trovo molto bene. Un prodottino invece per le unghie che mi sta piacendo tanto e che era all'interno del kit che ho comprato, mi sono comprata per Natale di Leighton Denny, è questa crema per le unghie, è una Nail Repair Cream e serve appunto a riparare, a rinforzare le unghie che sono rovinate, che si sfaldano, che si spezzano. È un trattamento vero e proprio, perché andrebbe applicato 2 volte al giorno su ogni unghia.
Ho notato veramente che anche le sfaldature, perché io più che altro ho problemi di unghie che si sfaldano, riesce quasi a sigillarle, a far sì che non si aprano ancora di più. Quindi veramente mi è piaciuto tantissimo. Io l'ho utilizzato quasi per una settimana, mattina e sera, poi piano piano ho lasciato un pochettino, anche perché avevo voglia di mettermi un po' di smalto sulle unghie, e questo prodotto invece si deve utilizzare ovviamente sull'unghia pulita senza smalto. Passando invece ai prodotti make up, un prodottino che ho utilizzato tantissimo nel mese scorso, ma che ho da parecchio tempo, ma non utilizzavo con così tanta frequenza, è l'eyeliner in gel dell'Essence. Io ho il numero 1, che si chiama Midnight in Paris, e mi piace veramente molto. Un ombrettino invece che ho comprato mi pare nel periodo natalizio e che mi piace veramente tantissimo è questo ombretto color oro della Pupa, che è fantastico, è fenomenale. Adesso non mi ricordo il nome della collezione natalizia che appunto ha fatto la Pupa, però è un ombretto fighissimo. Cioè, guardate qui quanto è pigmentato, quanto è oro, è veramente stupendo. Non si vede molto. Poi vado di fretta perché vedo che sta scadendo il tempo. Un altro prodotto con il quale mi sono trovata veramente molto bene è questo fondotinta della Deborah, ed è il 24 ore perfect. Io è da un anno che non utilizzavo fondotinta liquidi, perché tutto l'anno scorso ho utilizzato solo ed esclusivamente il fondotinta minerale, e quindi è da poco veramente che ho ricominciato ad utilizzare, in rare occasioni, non tutti i giorni, i fondotinta questi qua liquidi, e devo dire che con questo qua della Deborah mi ci sto trovando molto bene, perché non appesantisce, non fa effetto mascherone, non lucida, non mi dà fastidio, ha anche una buona coprenza, quindi sono abbastanza soddisfatta. Io ho la colorazione numero 1, che è la colorazione Fair. Ultimo prodottino con il quale mi sono trovata bene, questo l'ho dovuto comprare per necessità, perché io sono sempre quella che aspetta, 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 ho aspettato un po' troppo, mi è finito lo struccante occhi della Coop, quindi una sera sono tornata a casa dal lavoro che ero truccata, non avevo più lo struccante, non sapevo come struccarmi, mi sono struccata, vabbè, con il latte detergente, non succede niente, però per esigenza ho comprato anche le salviettine struccanti della linea Vivi Verde Coop, mi mancavano, non le avevo ancora utilizzate, e devo dire che anche queste struccano abbastanza bene, non danno irritazioni, non mi lasciano la pelle rossa, struccano molto bene anche magari il trucco waterproof, quindi mi ci sono trovata veramente bene anche con questo. Bene ragazzi e ragazze, questi erano i prodotti OK e KO per il mese di febbraio. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!